Entità A. Non avviene quando la mente è completamente chiusa per un'educazione e un'influenza ormai sbagliate. Ci sono anche casi di aperta ribellione, per esempio. Devo dire che sono più rari, perché il fanciullo è estremamente malleabile ed è difficile che lo spirito possa dare suggerimenti di tipo morale, perché le stimolazioni, anche se vi sono, vengono soffocate dalla formazione stessa del cervello e della psiche, che tendono appunto al soddisfacimento di bisogni specialmente piacevoli. Naturalmente, quando però noi diciamo azioni negative, bisogna non riportarci a una pseudomorale, ma a una morale più generale. Quindi parliamo, diciamo, dei casi più conclamati, per esempio se un uomo può uccidere un altro uomo, perché i confini tra moralità e immoralità sono molto, ma molto labili, e sulla Terra sono piuttosto convenzionali. Ma diciamo il caso tipico che può essere quello dell'omicidio. Bene, nei casi più gravi dirò che l'essere umano non riuscirà, se spiritualmente evoluto, ad uccidere un altro essere umano. Ecco perché dico, è possibile in parte sì e in parte no. Diciamo che uno spirito evoluto in un corpo evoluto non raggiungerà il massimo della negatività. E quindi, nell'esempio, non riuscirà mai ad uccidere un altro essere umano. Ma può darsi che li trovi, anzi, senza può darsi, trova una sorta di compromesso tra lo spirito, ovvero lo stimolo spirituale, e le esigenze della sua psiche. E trova una sorta di compromesso, per cui sarà sì un essere per metà asociale, ma sarà di quella asocialità tipica che non raggiunge le forme delinquenziali aspre, ma raggiunge quelle forme intermedie che molto spesso la società stessa finisce col tollerare. In altri termini, uno spirito evoluto non compirà grossi errori, ma la mente sarà portata a farli su una mezza strada. Ora, molti di questi individui, giunti in età più adulte, riescono a capire, e poi dipende tutto questo dalle circostanze, si capisce, da un giusto incontro, da situazioni che mutano nella società, nella famiglia, nell'ambiente. Tante persone hanno una gioventù un po' sinistra e poi si raddrizzano. Il raddrizzamento spesso è dovuto a una migliore conquista dello spirito, o perlomeno a segnali spirituali che giungono in una maniera più precisa su un cervello e su una psiche in grado di recepire. Ora si possono distinguere le persone evolute in mezzo a un numero di persone che commettono atti cattivi, bassi. È una distinzione però che non va tutto sommato fatta così, perché tra le persone che commettono atti involuti o atti bassi, ancora una volta bisogna distinguere che cosa intendiamo per alto e per basso, e per evoluto e per inevoluto sulla Terra. Tutto ciò che fa del male agli altri. Tutto ciò che fa del male agli altri, sì, questo è certamente il principio sul quale voi dovete basarvi, però bisogna anche tener conto di molte attenuanti. Ci sono persone che fanno del male agli altri per ignoranza, perché non sanno, perché non capiscono, perché non riflettono bene su quello che fanno, e involontariamente fanno del male, un male che eviterebbero se avessero una maggiore prospettiva nella conoscenza. Noi dobbiamo accettare questo principio non avendone altri migliori di paragone, e certamente questa distinzione può andar bene per classificare
sia pure in una maniera grossolana gli uomini. Avete questo giudizio, però voi con questo metro finite col classificare gli uomini, mettendo da una parte i buoni e da una parte i meno buoni. Ed è una distinzione che non si dovrebbe fare, però. Non si dovrebbe fare perché la terra è soltanto un passaggio dello spirito. I segni buoni o cattivi sono segni che valgono fra di noi spiriti, includendo anche voi che siete spiriti incarnati. Ma di fronte a Dio è una distinzione che non esiste, essendo tutti uguali nei confronti di Dio. Ed è questo poi il principio assoluto di fratellanza fra gli esseri spirituali. In questa fratellanza in cui non esistono i buoni e i cattivi, esistono coloro che sanno di più e coloro che sanno di meno, e non sono per questo meno buoni, sono semplicemente i meno provvisti di conoscenza. Confondo, allora ho uno spirito come spirito, oltre la vita, e la, cioè il nascere e il morire, quali sono le esperienze che mi possono veramente interessare? Cioè, non so se sono riuscito a spiegare. Sulla terra? Sì. Vedi, sulla terra interessa tutto, è chiaro. Lo spirito viene sulla terra, diciamo con un termine un po' brutto, per raffazzonare tutto quanto gli è possibile. E il raffazzonare è un termine in questo caso brutto ma molto preciso, perché lo spirito, perdendo quasi totalmente la coscienza di sé in questo corpo, consente che questo corpo veramente raffazzoni tutto quello che gli è possibile sulla terra, salvo arrivarsi un giudizio preciso, ovvero un inventario dei beni a disposizione a morte avvenute. Perché in realtà, per quanto possa programmarsi le sue esperienze, lo spirito non riuscirà mai a farle come le ha decise. Ci sono sempre delle deviazioni, delle soste, degli inceppamenti per la strada, e poi per questa strada della terra finisce con l'incontrare sempre situazioni impreviste, quindi col raccogliere migliaia di micro esperienze delle quali non aveva la più pallida idea nel momento che è venuto in Italia. Dunque veramente raffazzonare, prenderne una quantità, si capisce che in questo raffazzonare c'è una linea portante che è quella che lui ha scelto, ma su questa linea confluiscono una massa di informazioni veramente impressionanti. Un solo esempio di questo impressionante numero di informazioni ci viene dato dal periodo in cui state a scuola. Pensate semplicemente su questa mente di un ragazzo quante informazioni confluiscono. Informazioni, badate bene, che allo spirito non interessano minimamente. Perché cosa volete che allo spirito importi della storia o della geografia o della matematica? Non importa proprio niente, però attraverso questa miriade di segnali informativi che raggiungono il cervello c'è un lavoro interiore che il ragazzo fa, volontariamente o involontariamente, egli trasmette altri tipi di segnali al suo inconscio, e cioè alla sua struttura profonda.